E se Okai arrivasse entro la fine dell'anno? Prima di provare a capirlo, ricordatevi però di iscrivervi a EveryEye Plus, attivando la campanella degli avvisi. Loki è arrivato all'ultimo episodio e i Marvel Studios hanno già svelato la data di uscita del prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, con il trailer di What If. I fan però continuano a domandarsi quando uscirà Okai, la serie con Jeremy Renner. I Marvel Studios non si sono espressi ufficialmente su una data d'uscita. Sappiamo però che le prossime due serie TV per Disney Plus, ovvero Occhio di Falco e Miss Marvel, usciranno entro la fine del 2021. Nelle ultime ore, nuovi indizi emersi sui social hanno spinto i fan a speculare su una possibile distribuzione nel mese di novembre per la serie. Tramite un post su Instagram, Lauren Ridloff ha pubblicato una foto nella quale è ritratta insieme ad Alacqua Cox, cioè l'attrice che interpreterà Echo in Hawkeye. Nello scatto viene indicato che la serie TV sarà pronta per l'autunno, una stagione compresa tra il 22 settembre e il 21 dicembre, che a Hollywood generalmente viene identificata come pre-natalizia. In effetti potrebbe non aiutare molto, dato che si parla comunque di un intervallo di 3 mesi. Ma un altro co-protagonista di Hawkeye ha pubblicato qualcosa. Si tratta di Fra Free, interprete del famoso personaggio dei fumetti di Occhio di Falco, Kazmir Kazmierzak. Ha postato una foto di un collare di Captain America regalato al suo cane e nella foto, tra i commenti, l'attore suggerisce il mese di novembre come data d'uscita. Di certo non un annuncio scolpito nella roccia, ma un'uscita novembrina per Hawkeye sembrerebbe a dir poco probabile. Questo soprattutto in vista di Miss Marvel. Come indicato dalla Disney alla presentazione dell'Investor Day lo scorso dicembre, infatti, Miss Marvel sarà distribuita prima della serie con Jeremy Renner. Occhio di Falco, infatti, rappresenterà l'ultimo appuntamento dell'anno. Bisogna anche tenere conto delle uscite cinematografiche. Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli arriverà a settembre, mentre Gli Eterni proprio a novembre. C'è anche chi è convinto che Miss Marvel arriverà a ottobre e Hawkeye a dicembre. Questo per far sì che i Marvel Studios e la Disney possano concentrarsi mese per mese su un diverso progetto. Spider-Man No Way Home, infatti, previsto per dicembre, è tecnicamente un'uscita Sony. Ora però tocca a voi. Pensate che Hawkeye uscirà davvero a novembre? Fatecelo sapere in un commento qua sotto.